Un buon pomeriggio amici e seguaci di Mediagol e tifosi del Palermo Calcio. Siamo live su tutti i nostri canali social per presentarvi, come dire, raccontarvi il percorso che sta facendo la squadra di Eugenio Corini verso la trasferta di Pisa, match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie B che si disputerà alle ore 15 lunedì all'Arena Garibaldi, una sfida importantissima per le sorti di questo campionato del Palermo, campionato che volge al termine, ultime 8 giornate. Sicuramente la squadra rosanera deve fare bottino pieno a partire dalla prossima trasferta per cercare di regalarsi un finale di campionato almeno dentro gli obiettivi, quindi provare ad agganciare almeno il quarto posto, che garantirebbe un piazzamento playoff migliore rispetto a quello del quinto o del sesto posto che attualmente la squadra rosanero vedrebbe verificarsi, visti i 49 punti in classifica, li vedono appaiati con quelli del Catanzaro, mentre il Pisa, squadra che vuole assolutamente insidiarsi in zona playoff, al momento è dodicesima, ha totalizzato 37 punti la squadra di Aquilani e vuole agganciare l'ottavo posto, che dista 2 lunghezze, quindi lotta apertissima per settima e ottava posizione in questo campionato, quindi sicuramente molto avvincente sotto questo aspetto. Sopra c'è un buon distacco a partire dal Palermo, a seguire Catanzaro, Como, Venezia e Cremonese, quindi diciamo che c'è un discorso separato tra promozione diretta e lotta playoff. Per quanto concerne invece la lotta salvezza, c'è un po' di tutto, diciamo, tante squadre, anche big come Bari o Spezia, rischiano seriamente di ritrovarsi in Serie C l'anno prossimo, ma andremo con ordine in questa puntata, andremo ad analizzare la classifica, il calendario, andremo a vedere anche le probabili formazioni di Eugenio Corini, visto che c'è nell'aria, no? Un possibile cambio modulo. Ma io voglio sapere la vostra, chiaramente, quindi scriveteci intanto se è necessario un cambio modulo per questo Palermo, secondo il vostro punto di vista. Poi, altra cosa che mi interessa sapere, sempre secondo il vostro pensiero, è se il Palermo deve aggiungere qualche giocatore che ha trovato meno spazio, quindi lo Sturaz di turno, il Mancuso, il Soleri, giocatori che comunque hanno standard tecnici elevati anche a livello di esperienza, ma che non vengono utilizzati con particolare costanza dal tecnico, che magari in questo finale di stagione, secondo voi, meriterebbero più spazio. E infine fateci sapere ovviamente il vostro pronostico in vista di questa trasferta di Pisa, in base ovviamente a quello che il Palermo vi ha suggerito in termini di sensazioni dopo l'amichevole vinta settimana scorsa. Quindi sicuramente un test importante in cui il Palermo si è fatto trovare pronto, anche il pubblico comunque non particolarmente numeroso, ma si è fatto sentire, si è fatto trovare presente in minor parte, ma comunque è importante anche il messaggio che ha voluto lanciare la curva, dove è stato chiesto sempre massimo sacrificio da parte della squadra. Voi scriveteci i commenti se avete qualche sensazione in particolare su questa sfida che si giocherà lunedì alle ore 15, come detto, all'Arena Garibaldi. Io direi di andare a vedere intanto la classifica per farci un'idea più chiara di quello che è il campionato di Serie B, quindi invito il caro Federico Serra a mostrarci la grafica. Eccola, con il Parma capolista a 65 punti totalizzati, quindi stiamo parlando di un campionato a sé, quello dei crociati. Resta solo da aspettare la matematica per decretare la promozione in Serie A della formazione di Fabio Pecchia, che con grande merito salirà di categoria, mentre chi vuole farlo ma non ha ancora la certezza sono tante le squadre. Direi di segnalarne tre in particolare, che sono Como, Cremonese e Venezia. Proprio il Venezia al momento è secondo, grazie al successo per 0-3 al Renzo Barbera contro il Palermo. Poi a seguire, dietro i Lagunari, che sono 57 punti, troviamo squadre come Cremonese e Como allestite per salire in Serie A, ma che al momento se la devono vedere con i playoff, se la classifica dovesse essere questa al fine del campionato. Quindi Como 55 quarto, Cremonese terza a 56 punti, e poi abbiamo le due, la grande sorpresa, la grande delusione, possiamo chiamarle così, la quinta e la sesta forza del nostro campionato. La quinta forza, che è il Catanzaro a 49 punti, è la grande sorpresa, essendo neopromosso in categoria, sicuramente nessuno si sarebbe potuto aspettare intanto una grande espressione di calcio offensivo, quindi una bella proposta da parte della formazione di Vivarini, che ricordiamo essere una neopromossa, non presentare grandi nomi in rosa, ma che comunque si sta giocando il suo campionato e lo sta facendo nel migliore dei modi. Ad oggi sarebbero playoff e sicuramente alla fine
Lo saranno e come, visto che ci sono tantissimi punti di differenza tra il Catanzaro, l'ottava, che al momento è il Brescia, 10 lunghezze in 8 giornate, sono veramente impossibili da rimontare. Poi, come detto, c'è la grande delusione che è il Palermo, ma ne abbiamo raccontato in tutte le salse la stagione altalenante della squadra di Eugenio Corini. E poi, secondo me, questa lotta è più interessante con Sampdoria, settima, che è sicuramente una bella sorpresa dopo l'inizio, possiamo dire, molto difficile per Pirlo e la sua banda. Diciamo che la Sampdoria ha trovato una quadra importante, adesso si trova al settimo posto, ha fatto i suoi onesti 40, 40 punti. Ricordiamo che sulla carta dovrebbero essere 42, visto che ce ne sono due di penalizzazione, ma poco cambierebbe il piazzamento della Sampdoria, che non può raggiungere il Palermo a meno di clamorosi cali emotivi, fisici, tecnici e via dicendo. La Sampdoria dovrebbe galleggiare tra il settimo e l'ottavo posto. Chiaramente, ma dovrà difenderlo con forza questo piazzamento playoff, anche se per gli standard tecnici che presenta la squadra blu cerchiata, io non posso aspettarmi diversamente che un piazzamento playoff. La Samp è stata costruita per fare un campionato decisamente di alto respiro, non erano le posizioni che meritava se analizziamo la rosa, e quindi adesso sta facendo quello che tutti ci aspettavamo, un campionato in competizione con le altre grandi della categoria. Poi c'è il Brescia che da squadra retrocessa sul campo si è ritrovata ripescata e oggi in piena lotta per i playoff dopo l'arrivo di Maran. Sicuramente c'è stata una svolta importante. Adesso il Brescia può dire la sua, la sta dicendo da un po' di giornate, a partire da quel 4-2 rifilato già nel primo tempo al Palermo. Diciamo che lì il Palermo si stava sgretolando mentre il Brescia si stava rilanciando verso un campionato importante che comunque non ha mai smesso di fare. 39 punti non a caso al momento, ad oggi, gli garantirebbero i playoff. Poi a seguire, quindi fuori al momento dei playoff, troviamo Sudtirol e Cittadella. Sudtirol mi sorprende perché diciamo che il lavoro di Valente, tecnico promosso per la squadra bolzanina dopo l'esonero di Bisoli, ha portato i suoi frutti e comunque dopo un po' di vittorie consecutive la squadra adesso è lì e si sta giocando la possibilità di fare i playoff, mentre il Cittadella, ok che viene a due pareggi consecutivi, ma ha fatto veramente un girone di ritorno disastroso, soprattutto nell'ultimo periodo, solo sconfitte per la squadra di Corini per buona parte di questo ritorno, e diciamo che la classifica parla chiaro, è che si poteva parlare di Serie A, adesso è molto molto difficile per questo Cittadella, infatti la classifica parla chiaro, si dovrà giocare almeno l'ottavo o il settimo posto, come tante altre. È chiaro che il livello della rosa qui nessuno vuole dire che il Cittadella era obbligato a lottare per la promozione o per i playoff di alto rango. Il Cittadella è lì perché ha una squadra comunque di modesto livello, tanti giovani inesperti, tante scommesse firmate il DG Marchetti, quindi è quello lo standard, è quello il livello del Cittadella, però è un peccato visto il girone di andata fatto. Diciamo, è stato buttato buona parte del lavoro, secondo me, con tantissimi punti persi e tante sconfitte. Infatti, per una parte di questa giornata anche il tecnico era entrato in discussione, cosa non solita tra le parti di Cittadella. Mentre stavamo leggendo l'altra parte della classifica, è scomparsa, forse per un problema tecnico, e quindi sì, Pisa, Reggiana e Modena sono tutte e tre a 37 punti, quindi stiamo parlando sicuramente di una situazione di classifica che le vede invischiate in questa lotta per i playoff. Il Modena, altra compagine che c'è stata per tantissimo tempo lì, poi fisiologicamente è crollata perché quando non fai punti, diciamo che non ci sono molte speranze sotto questo aspetto, mentre la Reggiana aveva come obiettivo una salvezza tranquilla, anche se mi sarei aspettato molto meno dalla formazione inesta, mi aspettavo una lotta molto più ardua per mantenere la categoria, invece si sta salvando con onesta tranquillità, anche se 6 punti non sono tantissimi dalla zona playout. Per quanto concerne invece le altre squadre, quelle più vicine alla zona calda, direi quelle letteralmente invischiate per la lotta per non retrocedere, anche se, ripeto, per esempio, noi qui guardiamo Cosenza e Bari che hanno 34 punti e sono a 3 lunghezze dalla zona playout. Occhio però a dire che, anzi, considerando la Ternana sono 2 punti, perché guardavo il posto peggiore dei playout, che è quello dell'Ascoli, ma c'è anche la Ternana in questa lotta ai playoff, quindi sono 2 le lunghezze.
e 5 da Reggiana, Modena e Pisa, tornando proprio a Bari e Cosenza. In caso di una vittoria, ne basterebbe una per rientrare nella corsa ai playoff. Quindi diciamo che è un campionato apertissimo, in tutti i suoi scenari le squadre possono sia fare i playoff, che fare i playout, che retrocedere direttamente, anche se questo è un pochino più complicato, soprattutto per compagini come Bari e Cosenza, che comunque sono ben strutturate per salvare la categoria. Anzi, proprio il Bari me lo aspettavo dall'altra parte della graduatoria, me lo aspettavo dal quinto posto a salire. Purtroppo questo non è stato per i Galletti. E adesso al sergente di ferro Iachini, che tra le parti di Palermo conosciamo bene, gli tocca salvare la barca e poi programmare un futuro vincente a Bari, che è comunque una piazza che merita la Serie A, soprattutto perché l'ha sfiorata la scorsa estate per una manciata di secondi. Completiamo la nostra disamina sulla classifica di Serie B dopo 30 giornate di campionato. Abbiamo Ternana e Ascoli, che ad oggi farebbero i playoff perché hanno totalizzato 31 e 32 punti, quindi sono insufficienti per avere la certezza matematica di salvarsi. Scusate, quindi questo comporta una lotta spietata anche ai playout. Ricordiamo quel doppio confronto tra Cosenza e Brescia, che poi costò la categoria al Brescia, anche se c'è stato il ripescaggio e quindi poi non è servito a nulla quel match. Però ricordiamo sempre che non si può aspettare il fallimento degli altri per conservare la categoria, quindi soprattutto Ternana e Ascoli devono stare attenti. Hanno delle rose importanti per certi versi e modeste per altri, quindi è comprensibile il fatto che si trovino lì. Magari un Ascoli o una Ternana li vedo superiori sulla carta a livello di esperienza al Cittadella, tutto scommesse, tutto fatto per un giro anche economico che la società Cittadella fa per fare plusvalenza, eccetera. Però i punti contano più di ogni altra cosa. Quindi se il Cittadella, che comunque non sembrava essere strutturato per fare chissà che cosa, è lì e compete per i playoff, mentre squadre un pochino più esperte ma non di grande livello, soprattutto la Ternana si è ringiovanita nel mercato invernale, però comunque hanno questa classifica e dovranno lottare fino alla fine. Grandissima delusione, la più grande delusione del campionato è lo Spezia, che ad oggi sarebbe retrocesso in Serie C e farebbe quindi una doppia retrocessione dalla Serie A alla Lega Pro, come è successo al Crotone un paio di anni addietro. E quindi stiamo parlando dello Spezia. Spezia che ha fatto 31 punti e nulla più, ha cambiato due allenatori, prima Albini e adesso D'Angelo. Nessuno dei due è riuscito a dare la netta sterzata in termini numerici a questa squadra per poter uscire dalle zone rosse. Non è mai uscita. Chiaro, la zona playout è lì e penso che riuscirà ad agganciarla. Anche la zona salvezza è lì, discorso più differente per le ecco, Spera Pisalo, che le vedo decisamente spacciate verso la retrocessione diretta. Direi che questa lunghissima disamina sulla classifica di Serie B possiamo decretarla terminata. Allora mi presto a leggere i vostri commenti, che sicuramente saranno interessanti e pieni di riflessioni. Il Rosanero ti amo, ci scrivo, ormai non ci crede più nessuno. Credo tu ti riferisca alla lotta playoff. Tutta Italia si prende in giro, soprattutto per la società che abbiamo alle spalle, a vedere questo shaping di classifica. È vero, questa classifica è molto brutta. Per il Palermo è molto pesante, visti gli investimenti fatti in estate, vista una discontinuità che si è notata per tutto l'arco della stagione. Io non posso fare altro che trovarmi d'accordo col tuo duro commento, perché la classifica piange al momento. Il Palermo sesto in classifica è inaccettabile, inaccettabile. Mamma mia, che stagione deludente. Infatti, direi proprio che è una stagione deludente. Peccato, perché si era messa in un certo modo, ad un certo punto. Mi resterà il dubbio fino all'ultima giornata, se era quello il vero Palermo. Anzi, fatemi sapere la vostra. Secondo voi, il Palermo visto per una decina di giornate di campionato, che possiamo dire tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno, secondo voi quel Palermo è stata una forte illusione? O era quello il vero Palermo? È quello smarrito che abbiamo visto nel mese di novembre, soprattutto, e in quello che stiamo vivendo adesso? È un puro caso, frutto di alcune circostanze che si stanno unificando e fanno vedere tutto nero? Vorrei capire anche il vostro pensiero, perché è, diciamo, la mia riflessione più grande: capire se il Palermo, visto per una decina di giornate, quello che sfiorava il secondo posto nel primo tempo allo Zin di Cremona, era quello il vero Palermo, se era reale, se era il suo reale standard, anche prestazionale, non solo tecnico, perché tecnico, diciamo, lo conosciamo tutti.
Molina Giuseppe ci scrive: Forza Palermo, sempre, sì, chiaro, il sostegno del pubblico è importantissimo, fino alla fine, a prescindere da ogni risultato. Rusonero, vediamo, ci scrive ancora, se avrei saputo, se avessi saputo un'altra stagione del genere, prima non mi sarei abbonato, rivoglio i miei soldi indietro, il prossimo anno di nuovo mi abbono. Sì, sicuramente è ironico il fatto che tu pensi di abbonarti il prossimo anno, visto per come è scritto. Però a prescindere da questo, abbonamento o non abbonamento, io credo che il Palermo abbia deluso. E questo non c'è dubbio. Però c'è da rimboccarsi le maniche, perché 8 partite sono tante, quindi possono cambiare gli scenari in un attimo. Agostino Alaimo ci scrive: Buon pomeriggio a tutti. Volevo chiedere informazione per l'inaugurazione del centro sportivo di Torre, che verrà aggiornata. Sarà possibile assistere noi tifosi? Guarda, Agostino, ti darei una risposta certa qualora sapessi qualcosa al riguardo. Quando sapremo qualcosa, sicuramente faremo sapere il tutto sui nostri canali social, sul nostro sito medieval.it. Maranocchia, come sta? Oppure è un segreto di Stato. Come ben sappiamo, diciamo che il Palermo non informa quotidianamente sulle condizioni dei giocatori. Infatti, per molto tempo la condizione di Luciano è stato un mistero. E adesso potrebbe ricapitare anche con Ranocchia. Io al momento mi sento di dire che il giocatore non ci sarà lunedì e probabilmente non ci sarà neanche alla prossima. Vedremo per le ultime 6. Intanto col Pisa il Palermo dovrà fare da solo, senza il suo giocatore più in forma, perché di questo parliamo. Agostino Alemo ci scrive: chi non crede ai playoff sono solamente chi non tira la maglia. La classifica può nettamente migliorarci, sono 24 punti disponibili. Infatti, il caro Agostino ha ragione: 24 punti sono tanti per questa classifica, per questo campionato. Io credo che se le vinci tutte, cosa molto difficile, ovviamente rientri anche in corsa per il secondo posto. Di questo sono molto sicuro, perché tutte perdono punti con tutte. Se tu riesci a fare un filotto di risultati utili consecutivi, anche 6 e 2, 4 e 4 già sarebbe più difficile. Ma comunque, se tu anelli tante, tante vittorie, poi succede che la classifica diventa molto corta e quindi tu puoi avvicinarti alle zone che ti competono, che sono quelle tra il secondo e il quarto posto. Anche se il Palermo lo ritengo superiore anche al Parma in termini di rosa, purtroppo la classifica non mi dà ragione, e questo ci deve portare a riflettere su cosa è stato sbagliato già dall'estate fino ad oggi. Secondo me, in termini di costruzione della rosa c'è stato qualche errorino, ma non così pesante quanto invece la gestione della stagione, soprattutto da parte della componente tecnica, ecco perché. Poi quella che finisce sotto i riflettori, ma c'è da portare enormi riflessioni per questa discontinuità, per questa mancanza di identità forte, perché si era trovata, poi è sparita, poi è stata sconfessata con un'idea più offensiva, poi è sparita anche quella, adesso si è entrati nel limbo dello squilibrio più totale. Quindi c'è da capire questo Palermo, chi è e che cosa vuole fare, semplicemente questo. Rosanero, ti amo, ci scrive ancora. Era quello, vero Palermo? Solo che poi è subentrato il problema fisico. Il problema principale, oltre che siamo senza allenatore, per lo staff e per preparatori scadenti. Allora, io vorrei chiarire anche questo concetto. Il fatto che il Palermo giocasse in quel modo e convincesse in quel modo era anche merito di un lavoro certosino della guida tecnica e dello staff. Perché per giocare con quel tipo di trame codificate ci vuole un certo tipo di lavoro, non serve semplicemente la qualità, perché la qualità a questo punto si vedrebbe sempre, visto che i giocatori erano forti quando sono arrivati, sono forti oggi e lo saranno anche quando se ne andranno a Palermo. Di questo nessuno me lo toglie dalla testa, visto che Insigne è Insigne sempre in Serie B, Di Francesco è Di Francesco, Brunori è Brunori, Anderson, Ranocchia, Koulibaly. Potrei continuare veramente per ora a elencare la forza dei giocatori di questa squadra. Quello che c'è da capire invece è perché non riesce ad esprimersi allo stesso modo sempre, a prescindere, perché i risultati ricordiamo sempre essere casuali in base a quello che succede nella partita. Uno può calciare 20 volte in porta, subire un tiro e perdere la partita, ma non toglie la forza che hai dimostrato in campo. Quindi che cosa succede? Il Palermo è scadente, è discontinuo in termini prestazionali. I risultati ci sta che siano altalenanti, perché non si può vincere la partita in base a chi è più forte, sarebbe molto noioso in questo caso lo sport e il calcio soprattutto. Invece ci ritroviamo sempre ad assistere o a bellissime partite come quasi l'ora di gioco che abbiamo visto contro il Como, oppure a scempi calcistici come quelli visti contro il Venezia, perché la partita contro il Venezia è stata veramente brutta, a parte un inizio combattuto, poi non si è visto nulla, c'è stata una partita
arrendevole, sfilacciata, una partita che il Palermo non gli è mai stato dietro a Venezia, possiamo dire così. Quindi sono tanti quesiti che mi pongo. Vincenzo Fiorentino, buongiorno, io spero sia solo un periodo nero, ma i playoff con questa squadra sono d'obbligo. Allora, quando il Palermo partecipa ai playoff, sei candidato alla vittoria. Poi è chiaro, se poi ti ritrovi il Venezia o ti ritrovi il Como per esempio l'hai battuto, il Venezia ti sei fatto letteralmente distruggere. C'è stata anche la partita d'andata che è stata fotografata in maniera diversa, anche se comunque lì la prestazione non è che c'era stata più di tanto. Erano arrivati 3 punti. Per questo io non mi spiego. L'inizio di stagione del Palermo è stato un Palermo che non convinceva ma vinceva. Poi è stato un Palermo che ha smesso di convincere e ha smesso pure di vincere. Poi è un Palermo che ha cominciato a convincere e vincere. Adesso sta smettendo di convincere, ha vinto a Lecco, però poi ha perso altri punti. Non si capisce letteralmente la stagione del Palermo. Di che colore è, che ambizioni veramente si possono avere. Adesso c'è semplicemente la fine stagione, il migliore dei modi è provare a vincere i playoff. Se il Palermo non vince i playoff, ha fallito il campionato. Io credo che sia questo chiaro a tutti, perché già la stagione non è stata bella, in più non vinci. Poi io penso una cosa: la Cremonese ha fatto veramente un grandissimo percorso con Stroppa. Se non dovesse arrivare alla promozione, non mi sento di decretare fallimento tra le parti di Cremona, perché comunque rimarrebbe la grande stagione fatta, il grande calcio espresso. Poi a volte ci sono le vittorie, a volte ci sono le sconfitte, ma io credo che l'essere competitivi conta oltre ogni cosa. Il Palermo molte volte non lo è stato, soprattutto nell'ultimo turno. Agostino Laimo, prima il bersaglio era Matei, figlioccio di Corini, dopo lo stesso è passato lo Spezia, ottima prestazione. Adesso il bersaglio è Corini stesso, si cerca sempre un colpevole a tutti i costi, non va bene. Io credo che non ci sia bisogno di cercare il colpevole principale. Io voglio semplicemente che la gente, gli addetti ai lavori, tutti si pongano dei quesiti ed è giusto farseli perché sennò non staremmo facendo il nostro lavoro, soprattutto la mia categoria che è quella che deve porre poi le domande in sala stampa. Il Palermo non convince, è tornato a non convincere dopo un periodo che convinceva. E perché tra inizio anno e oggi non si è trovata una quadra sotto questo aspetto? Ripeto, non sto parlando di risultati. Edo Picci, ciao Anthony, sarà difficile vincerle tutte, anche se hai mezzi per farlo. Dipende dai nostri giocatori poter fare questo miracolo, soprattutto dipende da come Corini li mette in campo. Sì, dipende soprattutto dai giocatori e dall'allenatore. Purtroppo il direttore sportivo può incidere da un punto di vista emotivo, la proprietà da un punto di vista economico, poi ci sono le scelte, eccetera. Ma giocatore e allenatore determinano i risultati insieme alla fortuna. Quindi, che cosa c'è da sperare? Di vincere i playoff, salvare la stagione e riportare questa piazza in Serie A che lo merita. Però non è facile. Secondo te a Pisa si giocherà con la difesa a 3? Se ne sta parlando tanto di questo discorso, Rosanero ti amo. Penso proprio di no, perché Corini l'ha un po' giustificata la cosa dicendo che in amichevole non si poteva riproporre, non si poteva proporre la difesa a 3 per una serie di motivi che riguardavano la disponibilità di certi giocatori. Ma io non credo. Non credo a questo, credo che si andrà a una riconferma della difesa a 4, perché ricordiamo che questa squadra in estate non è stata allestita per fare la difesa a 3, che l'anno scorso era stata aspramente criticata per come è andata, diciamo, la stagione da grigio, una stagione grigia è stata, neanche i playoff si sono fatti l'anno scorso, quindi diciamo che si è centrato all'obiettivo minimo, che era quello di salvarsi. Mentre quest'anno non si è mai giocato con la difesa a 3, a parte quella partita contro il Catanzaro all'andata che è andata molto molto male. Quindi, secondo il mio modesto parere, non si giocherà con la difesa a 3, ma se ne sta parlando tanto, quindi è possibile anche che si faccia questo famoso 3-4-2-1 di cui tanto si narra, ma non credo neanche al fatto che Insigne di Francesco e Di Mariano vengano fatti fuori dal tridente con Di Mariano che vada a fare il quarto di centrocampo e Insigne di Francesco in panchina. È vero che Insigne non sta bene, ma pure di Francesco in panchina per far giocare Basic o Xhaka Traoré, secondo me è troppo rischioso. Antonio Liga, ma lo dico, ma si riguardano dopo le partite perse. Sì, se le riguardano perché lo staff è molto attento, quello del Palermo, secondo me è molto maniacale nel lavoro. Poi purtroppo pecca di continuità questa squadra. Il problema più grande è questo. Vincenzo Mazzara ci scrive: buon pomeriggio a tutti, ma siamo sicuri che lo spogliatoio sia compatto. In campo vedo che si sfancolano di brutto. Rinaudo e Bigone mandate in tribuna chi spacca lo spogliatoio.
Non lo so, chiaramente non possiamo muovere dubbi o perplessità nei confronti dello spogliatoio del Palermo perché non ci siamo dentro e non avendo le prove non si può dire nulla a riguardo. Possiamo parlare semplicemente di una squadra che in campo è discontinua, è disequilibrata completamente. Proprio lo squilibrio fatto squadra è il Palermo. Non c'è squadra più squilibrata in B probabilmente di quella di Corini che da troppo tempo prova sempre a fare un gol in più all'avversario, questo è nobile, questo è bello, è una ricerca giusta secondo me, però allo stesso tempo se ne prendi sempre due o tre a partita e se la squadra che subisce più tiri nella categoria hai un problema enorme, perché comunque squadre che dominano concedono sempre poco, invece il Palermo ha provato anche a dominarle certe partite, a creare qualcosina in più, però se subisci tanto hai fatto solo metà lavoro. E quindi metà lavoro, a volte ti frutta, a volte no. Agostina Laimo, a mio parere, si può fare una difesa a 3 con Ceccaroni, Lucioni e Graves, con un centrocampo a 4. Aurelio, Segre, Gomez e Diachité, con Henderson e Di Francesco a supporto di Brunoni. Sì, questa squadra permette tantissimi sistemi di gioco, permette di cambiare anche concetti, espressione calcistica, si può giocare di rimessa, quindi di contropiede, si può cercare di dominare l'avversario, si può cercare di preparare un calcio più aggressivo, e quindi meno palleggiato, e più di transizioni, più verticalità. Si può preparare un calcio di qualsiasi tipo con questa squadra così forte. Il problema è che, secondo me, questo Palermo non ha ancora capito chi vuole essere, perché adesso mi aspetto una squadra più compatta, ma la troveremo, perché è da tanto tempo che si parla di equilibrio, equilibrio, equilibrio. L'equilibrio non è mai arrivato. O sei così tanto dominante che fai 6 gol. Ti puoi permettere poi di concederne 5 di occasione all'avversario, oppure se tu sei lì sul fare 3-4 gol e subirne 3-4 pure, perché contro la Ternana ne hai presi 3, col Brescia 4, col Venezia 3, il clean sheet è molto casuale, di Lecco rimane casuale perché il Lecco meritava almeno il pareggio. Purtroppo ci sono tante domande a fare a questo Palermo e speriamo che la trasferta di Pisa dia qualche risposta. Possiamo definire chiusa la puntata di oggi, visto che in teoria i commenti sono terminati, sta per scoccare la nostra mezz'ora, e quindi domani torneremo con la mia analisi tattica della partita, quindi presenteremo da un punto di vista tecnico e tattico il Pisa, che è l'avversario di lunedì, e cercheremo di capire come potrà approcciare il Palermo. Però prima di salutare vi leggo l'ultimo commento. Per dominare bisogna subire molti meno gol e meno tiri in porta. Lo stato attuale non è stato così. E bisogna imporre il proprio gioco, cosa che non è mai accaduta, solo in pochissime partite. Sì, in poche partite mi è accaduto e mi è piaciuto, adesso non sta accadendo più, e quindi speriamo che riaccada a partire dal match contro il Pisa. Ciao, ci vediamo domani. Questo è il saluto che Antonio Liga ci propone e che io rivolgo a tutti voi. Alla prossima.